Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci con Forza Horizon, la nostra Bugatti EB. E ci eravamo lasciati con le gare clandestine, dovevamo farne ancora un po'. Quindi rientriamo qui dentro, senza fare danni. Ci facciamo le ultime tre gare clandestine e poi andiamo a provare quei gioielli dimenticati che ancora non avevamo avuto modo di provare. Ehi, amico, come va? Bene, bene, sono venuto a spennarvi un po'. Vai. Possiamo cambiare auto e direi di cambiarla perché io direi di sfoggiare la nostra Viper. Dai, non l'abbiamo ancora utilizzata in game, quindi, cioè in game, in gara. Almeno sfoderiamo un po' anche questa in gara. E per il resto, boh. Una volta provati quei due gioielli dimenticati, magari ci facciamo qualche altra gara per aumentare la nostra reputazione, diciamo, nel torneo. Perché queste comunque le gare clandestine non l'aumentano, ma danno solo soldi. Così ci avviciniamo al braccialetto. Arriva primo, vince i soldi. Todoro. E tutti gli altri, chi se ne frega. E sì, infatti, sti cazzi, andiamo. Guardate che è troppo bella la Viper. L'amo dal primo Gran Turismo. Che poi negli anni tutti i modelli successivi sono sempre stati uno più bello dell'altro. Cioè, paradossalmente la prima Viper era forse non la più brutta, perché quella, oh scusa, quella che mi è piaciuta di meno era stata il modello successivo, quella con il posteriore diciamo un po' più arrotondato rispetto al, vedete, questo comunque è, oh occhio. Ok, un attimo il sorpasso di concentrazione. È un po' concavo. Mentre c'è stato un modello che l'aveva solo bombato nel posteriore. Quello è stato l'unico modello che, diciamo, mi è piaciuto un po' meno. Il frontale è sempre stato eccellente. Anzi, quel frontale era più bello del precedente, che effettivamente era meno... Oh, dove cazzo? Fanculo. Era meno... Oh, piano. Ecco, questa qualche problemino di trazione ce l'ha, perché è un po'... Questa poi va bella. Devo dire che è quella che mi piace di più tra tutti i modelli di Viper. Diciamo rispetto a quelli degli anni passati. Di ogni cazzo, di ogni singolo modello c'è la modalità. Modalità la versione racing. Questa c'è un paio di versioni se non sbaglio. Sia questa, poi ce n'è una un po' intermedia prima di quell'altra che abbiamo comunque comprato, che è da gara, che ha qualche giusto qualche modifica. Però è la Viper, è la Viper troppo bella. Oh, piano piano piano, bella ma inguidabile, anzi qua è fin troppo guidabile. Ricordo quelle dei Gran Turismo erano piano piano. Beh, noi con la guida sportiveggiante effettivamente siamo un po' pericolosi, però sempre è stata una macchina molto potente, con pochi controlli. Infatti è aia, è tra virgolette un'auto spartana all'interno. Questo modello un po' meno, ma quelli passati, cioè, non c'erano ABS, servosteno, niente, era proprio adatta a chi veramente sapeva portare la macchina, senza tecnologie e roba varia, neanche il coso. Rimaniamo su questa. Sì, vabbè, tanto dobbiamo fare altre gare. Neanche il condizionatore aveva l'aria condizionata. Questa sinceramente non so, credo di sì. Qualcosa in più ce l'hanno messa, l'hanno resa un po' più tecnologica rispetto al passato. E infatti anche il prezzo è salito di parecchio. Prima era, tra virgolette, abbordabile per il mercato americano. Amico, dai, andiamo a farci una corsetta. R3 qua è da panico, R3 è da panico. Possiamo sfoggiare l'altra nostra auto. Cioè l'altra nostra Viper. Abbiamo anche questa R3. Ok, la 500 no. Non mi sembra il caso, dai. Cazzo, però queste camminano, eh. Forse
Prossimamente la Viper è quella un po' più lenta, ma sti cazzi, perché noi ci mettiamo la guida sportiveggiante che fa la differenza, quindi anche con la Viper. Almeno le proviamo tutte e due, questa ancora non l'abbiamo guidata mai. Poi più avanti avremo la possibilità di fare più gare di classe elevata, proveremo anche le altre. Pian piano stiamo comunque comprando un po' di auto, dai. Vai. Bellissimo anche così. Anche se è rossa. Oh. Ok. Questa è ancora più. Sì, per. Oddio. Guarda questo. Avevo visto un pezzo che volava. Non avevo capito che era quello che si era piantato. Giustamente per vedere il pezzo che volava. Vai, vai. Mi ci sono schiantato pure io. Qua potevamo andare bene perché la Viper in velocità va forte. Stavo dicendo prima di schiantarmi qualcosa che adesso mi sono dimenticato. Forse che questa anche a ragione è una figata. No, del controllo trazione. Sì, adesso che aumenteremo sempre di più di classe senza il controllo della trazione sarà sempre più difficile. Poi vediamo se magari con le classi proprio. Già questa R3 è un po' difficilotta la situazione. Poi diventerà forse. Vaffanculo, improponibile. Guarda, ma che. Capottana. Siete degli ubriachi, lo dico. No, mi sa che non li riprenderemo mai perché questa è tutta una gara in velocità, quindi. In realtà c'erano altre che hanno una velocità più alta di quelle. Non mi fa girare che ti spezzo le mani. Questi inchiodano, che cazzo inchiodi, vai, vai. No, non gliela famo questa. Prendiamo la larga sta curva, va. Quasi arrivati, ok, qua que. Fanculo, cazzo. Vabbè, la dobbiamo rifare. Ci siamo schiantati là, se magari. Sì, ci siamo schiantati anche qua. Vaffanculo, va. Dove cazzo sta? No, la via però voglio cambiare macchina, che questa. Vabbè, avviamo così, vediamo se gliela famo. Magari se evitiamo di schiantarci ce la facciamo. Ok, concentrati, cazzuti e cattivi. Spostati. Non dobbiamo. Guarda là i pezzi. Occhio, occhio. Occhio, figli di. Vai, scia, scia. Occhio, guarda questo. Va discretamente anche la corvetta. Ridagliela. Guarda ste teste di cazzo che frena. Vabbè, ma porca puttana. Maledizione qua. Uno dice vabbè mi metto in scia, ma scia le palle, questi inchiodano davanti. Davanti non so chi ci sia. Macchine. Un pezzo c'era. Una Lamborghini. E una. Lo so, non ho fatto in tempo a vederla.
Beh, dai, cerchiamo di non schiantarci adesso. Questo sta qua, eh. Fare il furbo. Ok. Perfetto. Bene, abbiamo dovuto rifare perché c'è stata una serie di scontri clamorosi. Vabbè. No, facciamo la prossima gara, vediamo che auto ci fa utilizzare. Di classe S dovrebbe essere, era quella che guadagnavamo un bel po' di soldoni. E poi andiamo a provare i cosi là. Gioielli dimenticati, anche se c'era, no, forse c'è prima una gara qua vicino. Sei entrato nel tunnel, eh? Ma veramente non me ne ero andato comunque. Classe S, adesso possiamo provare ad utilizzare... Dai, proviamo la Ferrari, questa qui. Che l'abbiamo utilizzata in realtà molto poco. Quindi proviamo anche questa. E poi qualche altra Ferrari dovremmo comprarla, effettivamente. Almeno, non so, anche la Enzo potremmo comprare, la FXX. Vediamo. Dai, eh. Sportiveggianti, questa volta estremamente sportiveggianti. Rapate così, panico. Ok, diciamo che questo... Oh, non è il tracciato adattissimo a questa Ferrari che va molto in velocità. Occhio. Questo... Vaffanculo. È una strada molto guidata, quindi... Qua la F40 sarebbe andata forte. Vai all'esterno in derapata. Ok. Qua tutta di derapata. La gara ce la facciamo tutta derapando. Ok, magari non contro le montagne. Vai. Per un pelo, dai. Siamo al 20%, quindi la gara dura milioni di anni. E allora ci facciamo un po' di derapate così, dai. Così non si vede una mazza, però. Merda. Così è veramente difficile, però. Ci proviamo, dai, anche due derapate così va bene. Oh.
No, merda, merda. Ci seguono a ruota. Vabbè, noi stiamo andando un po' più lenti con la panico. No, non ce l'abbiamo fatta a lisciarla, vabbè. Siamo un attimo appoggiati, fa niente. Tanto la gara è ancora lunga. Ecco perché ti dava tutti quei soldi. Piano, piano, no, piano. Merda. Occhio. Ok. Ogni tanto ci sono momenti di panico, derapata, da paura. Ok. Dai, dateci strade dove possiamo derapare. Dai, questa è uscita un po' meno derapata, ma va bene uguale. Magari senza traffico, perché sennò... Merda, merda. Cazzo. No, vabbè, qua usiamo il flashback perché... un po' prima magari, se no la rifaccio uguale. Oh, così almeno ci esce bene la derapata. Perché non possiamo rischiare di dover rifare una gara. Vabbè che stavamo ancora al 50%, quindi stai bene a recuperarla, però non si sa mai. Ci stiamo arrischiando con queste visuali senza aiuti, derapate, fuori pista, provare a superarmi. Vaffanculo. Vabbè, ma noi lo supereremo in modo sportiveggiante. Ok. Non è vero, sta di lato. Merda. Così, così, sportiveggiante, così, vacca troia. Vabbè, ma non si vede un cazzo qua la pista. Avevo fatto un curvone cazzutissimo. Perché giustamente o guardo, è un po' più difficile così perché... Non vedendo in anticipo la curva, dovrei vedere un po' di più la minimappa, ma... Fottuto casino. Vai che qua riusciamo a fare delle derapate da panico. Forse. Un po' troppo da panico, direi. Vabbè. Ci siamo appoggiati un attimo. Va bene così, va bene così. Oh, guarda sti bastardi. Ok. Un po' una pista. Piano, piano. Quella zona più avanti forse è un po' più sportiveggiante. Ma noi facciamo tutto sportiveggiante. Ok. Dai, è facile superare così. Noi facciamo la... Guarda questo. Falle tu le curve come le facciamo noi. Ok, magari non proprio così, ma... Cristo. Con una guida pulita. Si va presto a vincere. Devi fare una guida sportiveggiante. Guarda questo, togliti. Togliti. Ok.
Aia. Perché per fare dei bei curvoni in derapata bisogna buttarsi, però. Aia. Qua non è facile perché. In pista magari. Fanculo, cazzo. È un po' più fattibile. Vabbè, rimettiamo una visuale, eh. Abbiamo disintegrata questa macchina. Vabbè, adesso le ultime derapate ce le facciamo così, con questa visuale che dovrebbe essere un po' più, cioè sicuramente più semplice. All'esterno, vai. Merda. Se non c'era quella macchina qua potevamo fare un derapatone di quelli clamorosi, magari. Vabbè, le dita sono quelle, o cambio o guardo indietro. Vai. Ok. Vabbè, dai, abbiamo fatto una gara estremamente sportiveggiante, cioè. Questa abbiamo sportiveggiato dall'inizio alla fine. Quanto è durata? 6 mesi. Bella. Ah, anche una macchina mi dà, grande. Dammi una macchina buona. E che non c'ho. Valore 280.000. Ok, perfetto, va bene. Vabbè, non ho visto, però penso che siamo saliti sulla Mercedes, presumibilmente. Sta gara è durata più del previsto, quindi direi che andiamo subito, dai, a vedere sti cosi, sti gioielli dimenticati. Sei tornato? No, non sono tornato, me ne sto andando. Qualcuno che ha voglia di farsi una cosa. Comunque questa gara mi è piaciuta. Mi è piaciuto anche perché appunto il percorso ci ha permesso di sportiveggiare in modo clamoroso. Proviamo un attimo questa, giusto 100 metri. Anche questa è molto, si presta molto alla derapata sportiveggiante. No, volevo fare la curva fatta bene. Vabbè, andiamo. No, mappa, dove cazzo. Allora, siamo qui. Andiamo con il nostro, sì, trasporto rapido. Poi quella gara magari me la rifaccio io, quella che sta là sotto, se no riandare un'altra volta sopra e sotto. Vai. Che facciamo con la tua auto oggi? Niente, al momento mi fa vedere i gioielli dimenticati. Queste due che non avevamo provato. Queste altre sì. Ce ne sono altri 2-4 da scoprire. Poi li andremo a prendere nelle prossime puntate. Sì, è questa comunque quella che dicevo. Proviamo anche un po' questa, dai. Giusto per vedere un po' com'è. Accidenti, questa sì che è classica. Una Plymouth del 1971. È un'auto da aspettare. Non pensare nemmeno di farci delle acrobazie. No. Lì sì che c'erano quel periodo auto cazzutissime, soprattutto quelle Mustang americane. Fine anni 60. Anche se questa non è proprio di quelle che mi piace di più. Certo, non è che mi dispiace, però. Queste sono di quelle macchine che senza controllo trazione. Qua possiamo fare tutta la. No? Volevo fare tutto il giro in derapata. Ce la facciamo? No. Perché
Vorremmo andare un po' più veloci, ma di terza no, non gliela fanno. Vabbè, sì, questa derapata panico. Tutta una derapata con questa. Giusto per provarla un po' così. Salve amici, bentornati. Andiamo a provare la Mercedes, va. Ti pareva che non perdo qualche pezzo. Certo che è il migliore, ci sto io che sportiveggio, scusa. Sbagliato strada tra l'altro. Vabbè, recuperiamo subito una curva. Vai, proviamo anche la Mercedes. Che posso fare per te, ragazzo? Sgancia l'altra, bella. E poi magari ci salutiamo, ci vediamo alla prossima cosa che proveremo. Una volta stravedevo per quest'auto, ma dopo tutto, chi non vorrebbe un pezzo di storia della Mercedes? Trattala con il massimo rispetto. Sali, sali. Bellissimo. Questa, ce n'è anche un'altra che mi piace della Mercedes. Questa però è uno spettacolo. A parte di dietro non mi convince tantissimo in realtà, però la parte frontale è da panico. Anche il rombo, che adesso è notte, non, gli interni non si vedono benissimo. Vabbè, diciamo che ci vediamo qui con il prossimo video, se no dura veramente tanto. Parcheggio qui con questa Mercedes, riprenderemo esattamente da qui. E noi ci vediamo allora al prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.